Amici dei fumetti, questo è un video di cui sono particolarmente fiero e che mi dà tantissima gioia, per un motivo molto semplice. Qualche mese fa feci la recensione di questi due più il terzo volume di Ken Parker a colori, quell'edizione a mio modo di vedere meravigliosa che la Mondadori stava creando per ristampare tutte le storie di Ken Parker a colori. Purtroppo, dopo il numero 3, quindi dopo 9 storie, perché ogni volume conteneva 3 storie, fu interrotta brutalmente, senza avvertire, senza dire niente. La motivazione che era stata addotta era che vendeva poco, si parlava nei blog, e perché costava troppo, no? Cioè 20 euro, poi magari c'è gente che compra tutte le settimane 25 euro una macchinina. Va bene, comunque a parte questo. Io in quel video, sul finire del video, feci un appello a qualche casa editrice e in particolare ricordo che dissi: avete fatto la collezione storica colori di Tex, di Zagor, di Dylan Dog, splendide ovviamente, splendide, Repubblica e L'Espresso, ma perché non fate anche qualcosa del genere per Ken Parker? Perché non stampate Ken Parker a colori? E quando io dissi quelle parole, diciamo che ero abbastanza convinto che il mio, diciamo, appello sarebbe caduto nel vuoto, però in fondo al mio cuore una piccola speranziella che il messaggio sarebbe stato accolto l'ho avuta. Ho avuto modo di vedere che questo mio video ha avuto abbastanza visualizzazioni e diciamo che ha avuto eco, perché sono stato contattato da alcuni appassionati di fumetti, alcuni, diciamo, blog che parlano di fumetto, dicendomi che gli era piaciuto molto, che avrebbero diffuso questo video, l'avrebbero insomma inoltrato, che fa sempre piacere, perché quando si dice qualcosa che è apprezzato dagli altri fa sempre piacere ovviamente, no? Al di là dei quattro fuori di testa che mettono dislike, anche se dico sei il più bello del mondo, tac, dislike, no? E questo è un problema di mente che purtroppo non si può risolvere. E appunto stavo dicendo, dopo questo mio appello, non è passato tanto tempo. Perché? Perché il primo volume che stringo dalle mani, che tra l'altro è un capolavoro del fumetto italiano, Un principe per norma, è il primo di una collana di 16 volumi, quindi non sono neanche pochi, cartonata, relegata in maniera meravigliosa, di cui i primi 3 sono speciali e gli ultimi 13 pubblicano 2 storie, tutte a colori. Signori e signori, vi presento la nuova collana di Ken Parker, tutta a colori, di cui vi mostro il numero 1, che è uscito proprio oggi. Ci tenevo proprio a farlo in uscita, con un comparto anche relazionale di grande pregio, dove spiegano appunto il ritorno in edicola di Ken Parker, quando l'antieroe è un eroe vero, fantastico. E il palinsesto, tra l'altro ci si trova dentro questo splendido segnalibro, plastificato, bellissimo, nel retro del segnalibro abbiamo proprio il piano dell'opera, che ci tengo a leggervi perché chi è appassionato di Ken Parker sono sicuro che vorrà sapere le storie che andrà a comprarsi, perché vi dico, andatelo a comprare, e se non avete mai acquistato Ken Parker, approfittatene, correte in edicola, prendete il primo volume che è meraviglioso, che costa 10 euro. Poi tra l'altro la grande notizia è che per la prima volta nell'editoria italiana i primi 3 numeri costano 9,90 euro, cioè 10 euro, e poi dal quarto fino al 16° costeranno meno, 7,99, quindi è la prima volta che un fumetto si abbassa come costi. Ok? Allora, il primo volume è Un principe per norma, il secondo è Ada, una storia bellissima, il terzo è Il respiro e il sogno con Dove muoiono i titani, che sono due storie. Il respiro e il sogno è il fumetto onomatopeico, cioè non ci sono le nuvole, non ci sono i dialoghi, sono soltanto immagini, ma immagini da UFO, e io ho già in altre edizioni, ma questa messa in questa collana secondo me avrà ancora maggior pregio. Poi inizierà la ristampa delle più belle storie, non ci sarà tutta, sia chiaro, non ci sarà tutta, ma già avere diciamo, 16 volumi, tutti a colori di Ken Parker, è tanta roba, credetemi, è tanta roba. E nel primo volume avremo Lungo fucile e Mindtown, nel secondo volume avremo I gentiluomini e Omicidio a Washington, nel terzo volume avremo Cimaco,
e sotto il cielo del Messico. Nel 4 abbiamo Colpo Grosso San Francisco e la ballata di Pat O'Shane, stupenda. Nel 5 abbiamo La città calda, Uomini, bestie ed eroi. Nel 6 abbiamo La lunga pista rossa e Un uomo inutile. Nel 7 abbiamo Storia d'armi ed imbrogli, Lily e il cacciatore, la mia storia preferita in assoluto di Ken Parker. Nell'8 abbiamo C'era una volta e Casa dolce casa, anche qui storia meravigliosa. Nel 9 abbiamo My Lady e Diritto e rovescio. Nel 10 Odio antico e Apache. Nell'11 A due passi dal paradiso e I pionieri. Nel 12 Boston e sciopero. E nel 13 un capolavoro del fumetto italiano, Un alito di ghiaccio, più un comparto della galleria di tutte le illustrazioni di Ivo Milazzo e un'intervista a Berardi e Milazzo. L'opera incomincia, come vi dicevo, oggi 6 febbraio 2020 e terminerà 21 maggio 2020. Io ho la segreta speranza, come mio costume nei video dedicati a Ken Parker, lancio un messaggio anche questa volta, ho la segreta speranza che dopo il numero 13, cioè dopo il 21 maggio, ci comunicheranno che la collana continuerà e ristamperanno anche le storie che non sono state stampate, nonostante che queste che vi ho detto siano in ordine cronologico, ma ovviamente ci sono delle storie in mezzo che non sono state pubblicate. Quindi, le vie di Ken Parker e della Repubblica e dell'Espresso sono infinite. Complimenti, complimenti, vi dimostro il volume nella sua completezza, è veramente splendido, veramente splendido. Se non avete mai letto Ken Parker, non sapete cosa vi siete persi. A mio modo di vedere è il più bel fumetto italiano mai creato da quando esiste il fumetto e lo metto anche tra i migliori mai creati a livello mondiale. Questo è veramente un personaggio pazzesco. Se amate la frontiera, amate l'avventura, amate le storie che vi toccano il cuore, che vi entrano nel profondo, non fatevi scappare Ken Parker, edizione speciale della Repubblica e l'Espresso, 16 volumi a colori. So long!